Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. E benvenuti in questo 16° episodio dell'Extreme Crazy Loca Pokémon Bianco 2. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo compiuto il sacrificio. Abbiamo lasciato 150 dislike per sacrificare il video e invocare il divino perché ci aiuti, ragazzi. Perché la situazione è drammatica, le evoluzioni sono terrificanti. Quest'oggi, signori, per voi ad inizio video avremo due evoluzioni di fila. L'evoluzione di Weed e l'evoluzione di 2000 avanti Cristo. Viene da ridere solo a dire il nome. Comunque, signori, siccome nello scorso video abbiamo raggiunto il numero esorbitante tra dislike e like di... Ciao Luke, bella. Dicevo, siccome abbiamo raggiunto nello scorso video un numero di dislike e di like sommati maggiore di 400, per questo episodio, ragazzi, perché io lo so che le evoluzioni saranno buone, perché abbiamo invocato il divino, abbiamo compiuto un sacrificio incredibile, per questo video voglio 400 like, perché dobbiamo recuperare dal sacrificio dello scorso episodio una delle cose più incredibili che siano mai successe su questo canale. 150 dislike a un episodio non si era mai visto. Ma adesso, ragazzi, con queste due evoluzioni che avverranno, io so che noi ci riprenderemo. E fatemi vedere che volete che ci riprendiamo con, ragazzi, 400 like. Eccoci. Questa è la prima. Lui non entrerà in squadra in ogni caso perché è di livello basso. Ma poi, ragazzi, 2000 avanti Cristo si evolverà in un Pokémon che al contrario suo è nel futuro. E quindi gli cambieremo pure soprannome. Signori, Lippard non è il massimo, però c'è molto di peggio. E vuole imparare Spada Solenne. Non è il massimo, ma c'è molto di peggio. Ora, un attimo che devo capire cosa cazzo... Ok, leviamo Miracle Vista. Non so più pronunciare i nomi delle mosse. Signori, Lippard, vediamo un attimo il Pokémon. Beh, belle statistiche, mi piace. Equilibrato, solo l'attacco speciale basso. Noi siamo fisici, maggiormente. Mi piace. Vedete, ragazzi, che il sacrificio è servito. Ma questo era solo un assaggio, signori. Questo era solo un assaggio, perché questo non è il Pokémon che metteremo in squadra. Il vero sacrificio era per il nostro Meditite, signori. Per il nostro 2000 avanti Cristo. E all'inizio di questo episodio, ragazzi, si stanno evolvendo tutti. E io vi invito, come al solito, a lasciare un mi piace. Raga, sono troppo fomentato, tra l'altro. Prima di andare a sparare altre stronzate, mi scuso per l'assenza di 2 giorni, ma ho dovuto studiare. Finalmente ho un po' di tempo libero. E quindi siamo già tornati in gran carriera, signori. Tra l'altro sono contentissimo per le materie uscite alla maturità. Mi agevoleranno molto, quindi bella lì. Ma comunque, dopo questo piccolo frangente, andiamo a vedere se magari riuscissimo a buttare giù queste palme. Che cazzo, ma devo chiamare Italia Legno per buttare giù le palme? Cioè, fatemi capire. Allora, a parte che io sono stupido che mi sclicco, però questi sono altri discorsi. Va, fermi, vento gelato e vai giù. Ok, ci siamo capiti, perfetto. Signori, l'evoluzione di Meditite, doppia evoluzione randomizzata a inizio video. Però, Gesù bambino, ti devi evolvere, Cristo. Che però non posso fare gli episodi di 25 anni, ragazzi, dovete capirmi. Cioè, non posso fare gli episodi di 20.000 anni. Allora, ragazzi, tra l'altro, piccolo aneddoto. Se non sbaglio, dalla Crazy Rock a Nero 2, che avevo fatto prima, tipo una cosa come un anno e mezzo fa, al Monte Antipodi, era successo l'incredibile, signori, perché un allenatore ha avuto Merde e John Frog insieme. Quella è stata l'inizio della disfatta, per chi si ricorda. Quello è stato il segnale che le divinità erano contro di noi. E infatti quella serie non è stata portata al termine. Comunque, dai, forza però. Tra l'altro io sto pure velocizzando. Siamo già a 4 minuti e ci siamo mossi di tipo mezzo micron dal punto di partenza. Cioè, non è proprio il massimo. Signori, Bernard livello 42, giusto per non farci mancare nulla. Ci siamo. Io poggio le cuffie. Signori, io ho fede nel divino. E voi? Abbiate fede. Perché stiamo per vedere un Pokémon incredibile. Incredibile, guarda. Io lo so. Lo so.
Signori, allora, non tutto è perduto. Non disperiamo. Popolo, non disperare. Perché abbiamo ancora un'opportunità. E forse il divino, in questa serie, ci sta mettendo davvero alla prova, signori. Ci sta mettendo alla prova per vedere se la nostra fede regge. Noi dobbiamo dimostrargli fedeltà. Con i sacrifici, con la morte e con tutto, signori. E quindi, datemi il mio Surge. Depositiamo un attimo Weed, che effettivamente è strafatto di attacco fisico, perché non se ne può più. Signori, proseguiamo in questo viaggio e cerchiamo di far evolvere di nuovo il nostro 2000 avanti Cristo. Io lo so, signori, che il divino sta solo cercando di metterci alla prova in questa serie e che arriverà la ricompensa. Intanto Zoroark, ovviamente, raga, lo metto e lo switch perché altrimenti finisce malissimo. Comunque, non era quello che volevo fare. Comunque, signori, adesso andiamo avanti, tiriamo dritto, perché la speranza è l'ultima a morire. L'ultima a morire con la A, perché noi siamo fedeli di classe A e quindi è la ultima a morire. Denunciatemi a qualche istituzione politica di rilievo. Però Change, tu devi attaccarlo, perché altrimenti io ti diseredo dal ruolo di starter. Oh, ma non serviva che fossi così cattivo. Livello 42, perfetto. 2000 avanti Cristo ottiene un cospicuo ammonto. Si dirà ammonto? Sì, un ammonto di denaro. Un cospicuo ammonto, si diceva, di esperienza. Qua abbiamo Wellington, che sembra tipo il presidente della Corea dell'Est. Cioè, proprio le cose belle. Allora, questo, signori, è un incubo delle Nuzlocke, per chi conoscesse. Porco! Porco! Quel cane che io so, non ci crederò, Cristo Dio, mai. Guarda che ha le statistiche di un paguro che sviene. E mo? E mo questo mi apre? No. No, raga, non ci posso credere. Je ne peux pas le croire. Fermi. Fermi. Allora, la situazione è particolarmente... Dimmi cosa dei rimedi. 15 per pozioni. Signori, sta per succedere veramente la Madonna. Io potrei blasfemare in aramaico antico. Allora, no, io non mi fido. Io faccio che la tempesta lo mandi giù, raga. No, davvero. No, davvero. Io aspetto che sia la tempesta a fare il suo corso, perché veramente non ce la posso fare. Allora, con calma. Oh, provo a fare uno psicoraggio molto timido. Forse era meglio che non l'avessi fatto. Allora, fermi tutti. Fermi tutti. No, raga, io non ci credo. Cioè, questo video qua verrà lungo la Madonna, perché... Perché sì, cazzo. Perché sì. Non ci credo. Non ci voglio credere. Però il divino, devo ricordarmi che è tutta una prova del divino. Devo ricordarmi che è tutta una prova del divino, signori. Non diffidiamo dalla luce della divinità. Non diffidiamo. Dai, muori, Wobbuffet. Su, forza. Questo video verrà veramente lungo come la cazzo di guerra dei cent'anni, Dio. Mega calcio. Aia. Fa male. Ok, fermi. Forse posso mandarlo a casa con uno psicoraggio. Forse posso mandarlo a casa con uno psicoraggio? Sì, signori, 2000 avanti Cristo resiste. 2000 avanti Cristo resiste. Questa è un... Questo è un chiaro segnale divino. Questo è un chiaro segnale divino, signori. Io posso solo appoggiarmi alla religione in certe cose, capitemi. Allora, ho finito i repellenti, vero? No, ok, quanti ne ho, scusa? No, ti ho visto, dove scappi? Ok, 17 dovrebbero bastare e avanzare. Allora, qui le catture le abbiamo già fatte. Questa è la casa bizzarra! La casa bizzarra! Possiamo fare le belle catture alla casa bizzarra! Non ci ho pensato. Ovviamente, raga, non lo esploro perché è Nuzlocke, quindi non stiamo lì troppo. Non so davvero che mossa io abbia fatto. E tra l'altro, non volevo fare una mossa, in realtà, però... Vabbè, è andata così. Dicevo, faremo solo la cattura alla casa bizzarra. Non la esploreremo, la esplorerò io, semmai fuori parte. Bello, scacciabruma. E nada, ragazzi, quindi preparatevi, perché nella casa bizzarra potrebbero venire fuori le grandi cose. Vediamo se il divino però ci appoggerà nella cattura, perché comunque, signori, la sua ovviamente potenza non si limita alle evoluzioni, si limita anche alle catture normali. Sarebbe bellissimo se riuscissimo a buttarci poi. Tra l'altro, perché io lo sto attaccando, sto selvatico? Io sono stupido, sai, stupido, stupido proprio. Rincoglionito in da culo. Ok, fermi tutti. Allora, eccoci qua. Eccoci qua, la casa maledetta. Casa bizzarra, sì, casa bizzarra, scherzavo. Allora, tra l'altro,
Non so se qui in giro ci siano strumenti, effettivamente. Comunque, ragazzi, direi di cercare di fare sta benedetta cattura che... Ok, perfetto, perché stavo già per impazzire. Non è da buttare via. Non è da buttare via, raga, sapete perché? Perché una pietra, penso di avercela. Aia. Aia. Una pietra penso di avercela. Una focaia o tuono idrica o Gesù bambino. Non ci ho pensato. Ci ho pensato nel momento in cui lo switchavo. Aiuto, mamma. Mi sento impotente davanti a queste cose. Allora, dai, forza, entriamo e vediamo un attimo. Ok, perfetto. Eevee. Come potrei chiamarlo? Un Eevee psico? Un Eevee psico. Lo chiamo... È maschio, mannaggia lui. Lo chiamo... Si evolve in tante cose. Allora, avete presenta... avete presenta... L'italiano! Volevo chiamarlo Dante, per l'appunto. Perché i rotoloni Foxy Regina... C'era la pubblicità dove c'era Dante che scriveva sui Foxy Regina... E Eevee è una volpe. Che collegamenti che vi fa sto creepy. Allora fatemi vedere giusto appunto se io ho una pietra di quelle utili. La sto cercando nel... Non ce l'ho. Fantastico. In effetti ci ho pensato adesso. Non sono poi così comuni qua. Signori, c'è stato un fuori tutto all'Unieuro, a quanto pare. Allora, in questo episodio io sto avendo più infarti. Allora, fermi, vorrei fuggire se è possibile. Non posso fuggire, Ok, grazie. Allora, fermi, curiamo Drelbor. Allora, dai, questo episodio qua, raga, veramente sta procedendo a ritmo di foca morta. Non vorrei dire, però... È un po' così. Allora, dai, nel caso, raga, lo faccio più lungo sti gran cazzi. Tanto... Ah, tetto già affrontato, bella lì. Oh, strumento, bella. Ma se è una pietra, vi giuro, rido. Se è una pietra, vi giuro, rido. Allora, tanto sto Drillbur, raga, ho visto che è veloce come... Come cazzo Valentino Rossi, quindi va bene così. Roccia umida. L'utilità. Allora, iniziamo a fare la cattura al Monte Antipodi, direi. Gli occhiali. Oddio leggendario. Oddio Uxie. Oddio, cosa è successo? Oddio, il divino ci sostiene. Così, out of nowhere. Ero zitto. Signori, potrei anche pensare di giocarmi la Master Ball qua. Vi dirò. Perché è leggendario. Potrei giocarmi la Master Ball se non riesco a indebolirlo. Ovviamente non devo ammazzarlo, questa è ovviamente una condizione di esistenza importante. Però allora, provo a lanciargli un po' di Ultra Ball, perché io, raga, in questa serie li sto prendendo i leggendari. Però poi dopo un po' gli lancio la Master Ball, perché Uxie ci può stare, raga. Leggendario, buone statistiche, bella. Grande cattura, signori, mamma mia. Ma troppo forte. Speriamo che tu sia troppo forte anche nella realtà. Tra l'altro, non mi pare, perché non mi stai facendo una sega. Allora, fermi. Così, dal nulla, Ultra Ball. Guarda, raga, se fosse successo. No! Oddio! Ma c'è il moveset di Gesù Bambino sulla croce! E Gesù Bambino non è sulla croce! Aia, no, fermo. Ok, perfetto. Mi sono liberato la tenaglia, bella. Ok, raga, abbiamo dimostrato che ce la si può fare. Uno, due. Io sono bravissimo. Io sono bravissimo. Pokémon Sapienza. Lo chiamo, ce l'ho il nome, Pokémon Sapienza, ce l'ho. Chiamiamo Plato, come Platone. Mamma mia. Plato. Oddio, signori, ma io chi sono? Ma il divino mi ha infuso il potere di catturare i Pokémon. Mamma mia, signori. Mamma mia. Dopo lo andremo a vedere. Come rovinare le cose. Beh, no, non vengo con te.
No, Madonna! No, perché è con Bell? Oh, strumento! Carburante, niente da fare. Ogni volta che trovo uno strumento in questo episodio devo urlare, raga, va così. Ok, signori, allora, in questo episodio è successo veramente di tutto. I 400 like sono fondamentali. Fondamentali, non potete non metterli. Non potete non metterli. Ho catturato il leggendario della seconda Ultra Ball senza nemmeno mandarlo a vita rossa. I 400 like sono già lì. Sono già lì i 400 like. E poi ricordatevi che dobbiamo riprenderci dal sacrificio dello scorso episodio. Siamo a 15 minuti e siamo appena entrati nel luogo in cui avremmo dovuto entrare dopo 3. Signori, l'organizzazione di Creepy non ha eguali nel mondo. Perfetto, allora abbiamo qua il nostro bellissimo ICDC. Allora, se tutto va come deve andare, al prossimo turno dovremmo riuscire a evolvere il nostro caro amico 2000 avanti Cristo, che è già uno dei soprannomi più belli della storia del creato, davvero. Aia. Ma sto Camerapt ha intenzione di muovere il culo, grazie. Perfetto, potevi anche attaccare coso, però ormai non chiedo più niente. No, ok, scherzavo, mi sa che non è vero che riusciamo. Infatti no, non riusciamo perché non possiamo switchare. Quindi bella, si aspetta ancora un po'. Allora io vado sempre di urlo rabbia, raga, perché almeno li prendo entrambi, visto che tanto sto Camerapt qua non capisco che cazzo c'ho voglia di fare. Magari, tra l'altro poi gli diminuisco l'attacco speciale, quindi va bene così. Oh, Tentenna, mamma mia, signori, la potenza. Aia. Mi ha letteralmente, cioè, mi ha toccato il pisello. Non mi ha fatto niente. Mi ha fatto... E mi ha toccato il pisello. Ok, perfetto. Le cose belle. Veleno spi, mamma mia. Sì, però comunque... Oh, bravissimo. E hai capito tutto della vita Clefable. Porca puttana, che schifo. Viene solo il vomito a pensare a Clefable. Oh, così va la vita, signori. Un giorno C6 e l'altro giorno H12. Tuono. No. Ok. Così va meglio. Allora, fermi un attimo. Curiamo i CDC che non si sa mai. Magari poi Camerapt decide di svegliarsi dal suo archio letargo. E magari decide anche di attaccarlo con qualche mossa decente. Invece no, fango bomba. Vabbè, ma il resto è un Pokémon di Bell, raga. Cosa posso pretendere? Possiamo attaccare anche il nostro cammello vulcanico volendo. Te l'hanno mai insegnato? Octazooka, vai, proviamo con... Porca di quella... Shhh, il family friendly, credo. Il family friendly. Ok. Io, raga, non ricordo quanto sia lungo questo monte, sinceramente. Che io sappia un po'. Però non lo so, effettivamente. Ma siamo alla fine? No, non siamo alla fine, è impossibile. Strumenti! Rosa Roma, ma porca puttana! Maria Roma, che cazzo è sto schifo? Ma porca puttana! Ma che è una canzone di Max Pezzali? Maria Rosa, Rosa Roma, ma cri... No, non l'avevo visto. Sad, lo andrò a prendere fuori parte, raga. Visto che abbiamo bisogno a questo punto di una pietra, perché dobbiamo evolvere Eevee, sarebbe utile... Buona, tutto bene! Lei fa ranger, andiamo a Monte Antipoli con Bell. Saluta, Bell. Botanico, perfetto, interessante. Motim, perfetto. Però è il Pokémon giusto per un botanico, effettivamente. Fanno schifo entrambi. Allora, John Frog, vai, è il tuo momento. Contro questa falena. Contro questa falena, signori. Vedete che fare i botanici a qualcosa potrebbe servire. È il botanico che si occupa degli animali? Sapete che non lo so. Forse il botanico più delle piante. Non lo so. Se c'è qualche botanico nei commenti me lo faccia sapere, per piacere, che sono curioso. Anche se in realtà fotte sega. Però la cultura è bella, signori, la cultura è bella. Forza antica, ti ammazzo la vita, perché non riesce a buttarlo giù. Bello sto attacco rapido, che è letteralmente lui che mi tira addosso uno schizzo di pozzanghera. Ok, a noi va bene così. Signori, Arcanine, allora fermi. Switch con 2000 avanti Cristo. E poi, signori, l'evoluzione. Se questo Arcanine ha qualche mossa che mi colpisce mentre sto facendo il cambio, io cambio la mia essenza e divento cenere. John Frog, vai. Visto che sei quello col livello più basso, cosa ti è successo, eroe? Per geloscheggia. Aveva la cazzo di mossa che colpiva per primo. Dio. Allora, fermi, ero assalto. Vediamo se riesco a fargli qualcosa di ingente. Niente da fare. Gli ho stuzzicato la criniera, perfetto. Forza antica, dai, magari forza antica va un po' meglio. Non va assolutamente meglio, perfetto. Allora lui fa forza sfera e io faccio forza antica. Cioè, una battaglia di forza. Comunque. Dai, forza. No! Non volevo dire dai forza, lo giuro qua.
qua, nel profondo del mio cuore, lo giuro, non volevo dire dai forza. Allora, con calma, ero assalto, dovrebbe mandarlo giù, comunque dovrei resistere. Ok, perfetto. No, dicevo, avrei comunque resistito, penso, un ultimo colpo. Sgomento, tra l'altro dovrebbe essere fortissima sgomento, se non ricordo. No, ok, perfetto, c'è molto di meglio nella vita. Tipo, ad esempio, le mosse che abbiamo, quindi, nada, non far dimenticare, blocca, perfetto. Signori, palla ombra, questo potrebbe essere veramente un segno. 90-95, c'è di peggio nella vita. Tipo lucidatura, ad esempio, visto che comunque, quando è che utilizzerei le lucidatura nella mia vita? Sonia Botanist, 2000 avanti Cristo, ti prego. Esci dalla tua fossilizzazione cerebrale. Cerebrale, mi avete fatto notare che lo dico sbagliato. Concentrati. Dai, dai, dai. No, ma porco di quel... Nemmeno un sacrificio sembra bastare, signori. Non sembra bastare nemmeno un sacrificio. Incredibile. Incredibile quanto il divino stia cercando di metterci alla prova. Incredibile. Ma signori, abbiamo ancora una speranza. Non tutto è perduto. Eh? Sì, fa piacere, lo sapevo, grazie. Allora, abbiamo questo bellissimo medico che sicuramente sarà antivaccinista, visto che comunque viene a quanto pare... Ah, Elite Four! Cioè, è un medico d'elite lui. È un medico d'elite, perfetto. Signori, 2000 avanti Cristo è diventato un fantasma. Sembra l'odissea del cazzo di Ulisse. Cioè, non dell'organo sessuale di Ulisse, del... cazzo è utilizzato come... come qualitativo, insomma. Allora, veleno spina, dai. Tra l'altro, raga, John Frog che ci appare così out of nowhere. Fermi, è di tipo acciaio il nostro Johnny. Quindi devo switchare, che è interessante. Allora, fermi, sei d'acciaio. Ok, potrei mandare change con vento gelato, effettivamente. Ok, dai, forza. Forza, prima della fine di questo episodio ce la possiamo fare a rievolverlo, me lo sento. Dragobolide è di tipo acciaio, se non ricordo male. Vento gelato, acido. Vaffanculo, ma sono io acido tra poco, raga, perché veramente impazzisco. Ok, giù, è morto, signori, è morto. Ce la si può fare. Io sento che il sacrificio non è venuto in vano. Io lo so, il sacrificio non è avvenuto in vano. Tra l'altro, raga, questi episodi della Crazy Lock, dovete sapere, raga, che io... Oh, ciao, Bell, perfetto, hai trovato il tuo bellissimo posto, quindi... Sì, sì, è qui che si trova Itran, solo che adesso non lo puoi trovare perché fai schifo. Dicevo, signori, io comunque in questi episodi ho un problema. Nel senso che succedono talmente tante cose che non so mai che titolo clickbait scegliere. E non sto scherzando, effettivamente ci sono tante cose che potrebbero attirare l'attenzione delle persone. E io non so mai cosa dire. Potrei, ad esempio, in questo episodio dire che ho catturato un leggendario alla seconda Ultra Ball. Oppure bestemmiare perché siamo in una bellissima lotta in triplo, io devo sclerare. Oppure, che ne so, dire che c'ho un cazzo di Yamask che non si evolve mai. Un 2000 avanti Cristo che rimane sempre ancorato alla sua vita. Allora, sostituzione. Ah, che stupido. È in triplo, potevo evitarla sta puttanata, signori. Potevo veramente evitarla. Vabbè, ormai è andata. Allora, perfetto, Dug Trio che mi fa facciata così di arroganza. Muori, grazie, adesso prego, sì. Bene, allora. Casa 1, perfetto. Allora, crasso. Allora, fermi, giriamo perché stiamo soffrendo assai. Proviamo con un aeroassalto out of nowhere proprio. Creepy Stories. Mosse non efficaci dal 1999. Marchio registrato. No, le capre no. Aspettate, incendio di che tipo era qua? Non mi ricordo. Ma dai, è figa. Lanciafiamme, aia. Ah, cazzo, lanciafiamme era super efficace. Per fortuna che è un cazzo di cerbiatto. Che poi no, Stuntler dovrebbe essere ispirato a una renna. Era ispirato a una renna perché è morto. Ma dovrebbe effettivamente essere ispirato a una renna, quindi GG. Ok, perfetto. Crustle, proviamo un mega assorbimento così. Visto che comunque... no, gli ho fatto niente. Fantastico. Allora, urto oscuro non ci fa niente. Dai, forza, forza, forza. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Intanto noi ci stiamo curando con mega assorbimento, quindi sei veramente la tristezza, lo sai? E questo Pokémon penso sia la tristezza del creato, signori. Non fa niente, è inutile. Allora, perfetto. Sì, effettivamente potevo risparmiarmi lo switch, visto che era in triplo, però sinceramente non ci ho pensato. Allora, tra l'altro, no, me lo ricordavo veramente diverso. Mi sa che effettivamente in Pokémon bianco 2 è diverso. Cresci K. Cioè, cresci Y. Non... Allora...
quando faccio queste cose voi dovreste fare un hashtag per insultarmi o qualcosa del genere. Comunque, allora, l'episodio sta durando veramente l'infinità, signori. A me spiace, però, almeno fuori dal Monte Antipodi gradirei arrivarci. E vorrei anche evolvere almeno un'altra volta, sperando che il divino ci abbia ascoltato. Ma io so che lui è buono e ci ha ascoltato. E ci sta solo mettendo alla prova. Come fece Dio con Abramo, signori, è normale. Come fece Dio con Abramo, è normale. Custode della vita religiosa, Chit Kierkegaard, chi va al liceo potrebbe capirla, perché filosofia, quindi la si fa al liceo, non è che sto ghettizzando voi del tecnico, signori, però obiettivamente la filosofia si fa al liceo, e quindi faccio dell'umorismo per liceali facendo il liceo. Sì, insultatemi, faccio il liceo. Ok, Galvantula con agitazione, che è la stessa che ho io durante le interrogazioni di chimica. Vai così, Surge, il tuo momento. Signori, io in questo episodio, io stranamente... Di solito quando arrivo a 25 minuti in un episodio comincio a essere stanco, comincio a volere morire, un po' come Leopardi. Invece a sto giro io, signori, sono tranquillo. Perché io so che il divino è con me. So anche che Sergio deve cercare di non fare puttanate. Dio! Deve cercare di non fare puttanate. No. No. Dio buono. Allora, mandiamo change, perfetto. Abbiamo un ragno contro uno scorpione. La best boss battle della storia, signori. Brucia tutto. Piro lancio a casa. Con te partirò su navi per mari che io non ho veduto e vissuto con te. Con te io, porca puttana. Ok, perfetto, ci siamo capiti. Allora, fermi. Queste rocce mi puzzano di fascia blu. Perfetto, interessante. Allora, leviamoci, che tra l'altro ho fatto una solo di schifezze, ragazzi, che veramente. Allora, fermi tutti. Io non ricordo più le strade. Ok, sì, ora me le ricordo. Allora, Belle va portata d'urgenza a un ospedale clinico dove va soppressa. Doppia. Non me ne ero accorto, signori. Ok, vediamo un attimo di che Pokémon disponete. Tia! Il ritorno! Il comeback di Trainer, signori. Il comeback di Trainer. Perfetto. Noto come Train dai dislessici. Perché, sì, qualcuno ha provato a chiamarlo Train, cioè treno. Che poi è ritardo, ha un ritardo come Trenord. Ma ti amo, lo sai benissimo. Lo sai che io ti voglio bene. Però ogni tanto le battute sono belle da fare. Lacerazione, perfetto. È il mio animo che è lacerato in questo momento. Perché il divino non sembra essere con noi. Io sono lacerato interiormente. Questo Camerupt mi sta facendo salire i gulag sovietici. Quindi se possiamo, Camerupt, evitare questi fraintendimenti, non vorrei mai ucciderti sul posto. Veramente. Non sarebbe il caso. Ok, perfetto. Mandate giù anche hashtag maialino povero. Alakazam. Tentacruel, perfetto. Prima gen confirmed. Vado di un forza antica su Alakazam perché mi terrorizza sinceramente come Pokémon. Perché, raga, obiettivamente Alakazam è forte. E Macarena! Aumentiamo tutte le statistiche, signori. Che potenza, fango bomba su Tentacruel mi mancava, sinceramente. Ok, perfetto. Camerupt è quasi morto, fantastico. Allora, se io adesso faccio un mega assorbimento su Tentacruel, avendo aumentato le statistiche, secondo me... Ah, Melma. Effettivamente non ci avevo pensato. Non avevo pensato che Tentacruel c'ha Melma. Aia. Cazzo, mi tiri le ossa in testa. Ma minchia, ma vaffanculo. Muori a casa. Olè, perfetto. Siamo a 29 minuti e io non so quando arriverà la fine. Seriamente, non ne ho idea. Strumento! Bijouterra, ma che palle. Perché non posso trovare degli strumenti adatti al mio scopo? Ok, fermi tutti. Strumento! Cintura nera. Prima la fascia blu, adesso la cintura nera. Dove cazzo siamo? Nei campi dei Boy Scout? Che cazzo. Allora, dovremmo essere quasi giunti al termine del nostro percorso. Si prega i gentili passeggeri di scendere nella lava. Quindi Belle, per piacere, vedi di tornare utile. Jasmine e Tia. Tia, fermati per piacere. Fermati, non puoi essere ovunque. Tra l'altro noto con piacere questo revival della prima generazione di gran carriera. Prepotenza, raga, denunciamo per bullismo. Così poi questo video ve lo bloccano perché ci sono i bulli nel mondo dei Pokémon. Allora, Blastoise e Arcanine.
È inutile che io provo a riflettere sulle mosse, tanto i tipi sono randomizzati, pirla di un me. Cozzata Zen su questo Arcanine, luce siluro. No, Blastoise, ascoltami, vai a fumarti i tuoi cannoni tipo intervista tripla. Ripeto, la vita è un pendolo che oscilla tra dolore e noia. In particolare la mia vita, geloscheggia, aia, Dio. Grandine. Io non so come porterò a termine questo episodio. Porca puttana. Porca di quella puttana. Vorrei uccidermi nell'olio. Mannaggia Malgioglio. E sto impazzendo, siamo a 30 minuti e non vedo la fine del Monte Antipodi. Questo Camerapt è morto e godo come un muflone. Salta amicizia. Sono un coglione. Acqua aiuto? Eh? Che è successo? Basculin! Tra l'altro Belle è randomizzata con il nome di Jasmine, ma noi sappiamo che in realtà Belle è puttana ed è proprio lei. Allora, questo pesce ho come l'impressione che non avrà una grande vita. Uppa la clima! Oh, di tipo ghiaccio! Allora, aspetta, uno ha evitato l'attacco. Chi? Quello che non avrebbe dovuto evitare l'attacco. Ma che cazzo vuol dire salta amicizia? Cioè, mi dà l'abilità sua, giusto? Sì. Ma che schifo, cioè, voglio dire. Allora, fermi, un altro vento gelato e dovrebbero andare giù. Allora, geloscheggia su Basculin, perfetto, va benissimo, non è un problema. Lui fa palla clima su Arcanine, se vento gelato fallisce su Blastoise, impazzisco. Livello, ok. Signori, a 31 minuti di video io vi chiedo venia per questo episodio infinito, però almeno mi sono fatto, diciamo, riciclo. No, assolutamente. Almeno mi sono fatto perdonare per i 2 giorni d'assenza. Signori, adesso abbiamo ancora 2 Pokémon, ma poi è il momento della verità. È il momento di vedere se il divino ci sta sostenendo, oppure se ha volto definitivamente lo sguardo. E io non credo che l'abbia fatto, signori, perché il divino è pur sempre il divino. Che cazzo di musichetta di merda c'ha. No! Ah, ok, bella, no, mi ha missato lui, perfetto. Fraligator sta per andare giù. Ok, sì, tranqui. Ha smesso di grandinare. Era anche ora, oserei dire, oscuro tuffo su di me. Aia. No, no. Il mio starter, raga. È morto lo starter. È morto Change. Io non ci voglio credere. Ma si schiatta, pesce di merda. Nel caso ve lo stesse chiedendo, sì, volevo ammazzare il Pokémon di Bell. Raga, è morto Change. Divino, ti prego, adesso ne ho veramente bisogno. Sono moralmente distrutto. Fammi sentire il tuo aiuto. Fammi sentire il tuo aiuto, divino. Fammi sentire il tuo aiuto. Ne ho bisogno. Ne ho bisogno. Non ci credo. È l'evoluzione infinita. Non ci credo, signori. Allora, vediamo di evitare un po' di allenatori, perché l'episodio è veramente... sta venendo veramente troppo lungo. Tipo, ad esempio, questo lo evitiamo. Dovremmo essere giunti alla fine, a regola. Sì, infatti, perfetto. Ragazzi, questo episodio è stato fallimentare. E vi invito a lasciare un mi piace. È morto lo starter e il divino non ci ha ancora mostrato il nostro appoggio. Ma nel prossimo episodio, nel prossimo episodio io so che succederà. Innanzitutto, vediamo un attimo su Uxiva. Fuoco buio. Ok, le statistiche. Bella, attacco speciale, mi piace. E sono tutte speciali le mosse. Potrebbe essere ottimo. E ha levitazione, quindi non è debole alle mosse di tipo terra. Entrerà sicuramente Ux in team, signora. Ossia il nostro Plato. Change. Quasi mi viene da piangere, amico mio. Il nostro starter. Distrutto.
16 episodi, 8 morti. Un morto ogni due episodi. Signori, il video si conclude qua. Io spero che vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale. Pregate singolarmente il divino per chiedergli un'altra volta di tornare tra di noi, perché sembra che ci abbia abbandonato. Detto ciò, ragazzi, vi invito a passare dai social, a premere la campanella. E nulla, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.